Ciao a tutti. C'è qualcuno in diretta? Allora, vedo qualcuno che ha già visualizzato la diretta. Siamo in due, ma non vedo. Ok, ci stiamo collegando pian piano. Ciao a tutti, no, non vedo chi si collega, però intanto vi saluto. Anche se piano piano ci stiamo collegando. Magari scrivete un messaggino quando vi collegate. Ah, ciao Renzo, sei tu? Ok, ho visto Renzo. Magari mi scrivete un messaggino, così vi riconosco. E se non vi riconosco, ci conosciamo oggi per fare un po' di allenamento insieme, in questo periodo in cui siamo costretti un pochettino a casa a non poter frequentare il centro è che ci manca tanto. Allora, io adesso sono alle 18:31. Aspettiamo ancora qualche minutino che magari qualcuno si collega e ha voglia di allenarsi un pochettino. Eccoci, Renzo. Ciao Renzo, ok, adesso rimani pure lì, poi fra poco iniziamo. Facciamo qualcosina insieme, spero stiate bene. Mi mancate un sacco, tantissimo. Vorrei avervi qua con me, purtroppo siamo costretti così, però va bene uguale, dai. Meglio che niente. Faremo un allenamento, inizio a dire due cosine, poi nel frattempo che si collegano tutti. Faremo un allenamento globale, un po' tutti i gruppi muscolari. Gambe, braccia, addome e un po' di allenamento cardio insieme, così è un po' di divertimento, dai, come sempre, come siamo abituati a lezione, a fare durante le lezioni. Ok, adesso sì, ha scritto Renzo. Bene. Allora, io inizierei a dirvi quello che ci serve, come è già stato scritto nel post del centro, però magari non tutti l'hanno visto. Allora, prendete sicuramente due bottiglie d'acqua che ci serviranno per le braccia, per fare braccia, più una bottiglia da 1,5 litro sicuramente, che ci servirà, mi metto un po' più in là per fare esercizi per gli adduttori, quindi la metteremo in mezzo alle ginocchia, magari sposto un pochettino così mi vedete ancora meglio. Ok, quindi due bottigliette d'acqua o piccole se non avete i manubri o grandi, come volete. E poi un'altra bottiglia che ci servirà sicuramente da 1,5 litro per le gambe. Quindi sono in tutto tre. Poi se volete prenderne di più pesi, soprattutto per le braccia, se ve la sentite di usare più peso, lo prendete. E una sedia, quello ci serve. Intanto siamo in 8 collegati. Vi saluto, benvenuti. Elisa, ciao Elisa, benvenuta. Che se mi scrivete un messaggino così so chi è collegato e mi fa piacere. Purtroppo non vi vedo, almeno so
chi c'è in diretta, dai, se... Ok. Allora, io direi, faccio partire la musica, iniziamo con un riscaldamento piuttosto sul posto e poi aumentiamo, con un riscaldamento un po' più intenso. Così mobilitiamo bene tutte le articolazioni, tutti i muscoli, magari un po' più fermi in quest'ultimo periodo. Il lavoro sarà sempre incrementale, quindi andremo a fare una parte prima corpo libero e poi aumentiamo sia a livello di pesi, quindi usiamo le bottiglie, sia a livello cardiovascolare, quindi magari aggiungiamo dei saltelli che chi non si sente di fare può farlo sempre in modo un po' più statico. Ok? Ciao Simona, ciao Silvana, ciao a tutti, benvenuti. Allora, ancora per chi si sta collegando, abbiamo bisogno di 3 bottiglie d'acqua e una sedia. Le bottiglie d'acqua fate voi, come di sicuro una da 1,5 litri e le altre 2 per le braccia, scegliete voi il peso, come ho fatto scrivere sul post. E bom, io inizierei, ok? Attacco la musica e mi seguite. Allora, iniziamo solo con... Mi metto tutti indietro. Ok, vediamo bene le spalle. Indietro. Ok, ancora. Le gambe un po' piegate, mi raccomando, scarica il bacino un po' anteposto, respira. Ok, in avanti. Lascio andare un po' le braccia. Ok, piccoli squat. Butta bene fuori l'aria. Ok, di nuovo spalle, indietro. Apri bene il petto. Respira. Andiamo in avanti, 8 volte avanti, 8, ok, ora piccoli squat, inizia piccolo, un po' più grande appena ti scaldi, scendi un po' di più, peso sui talloni, fuori l'aria. Ritorna su, spalle,
divarico, come se volesse abbracciare il cielo. Voi fatelo, intanto io mi avvicino solo a guardare i messaggi, ok? Non mi sentite? Poi mi scrivete se mi sentite. Ok. Su e giù. Apro, fuori l'aria. Inspiro. Appoggio le mani sulle ginocchia. Piena. E fare una volta. E giù. E ok. Allora, mi raccomando, quando fate questo lavoro non andate indietro col busto. Rimani qua. In linea con i glutei. Pronti? Via. Sali. Scendi. Ancora più grande, apri e giù, inspira, fuori l'aria, ok, l'ultimo, rimani, tieni su le punte dei piedi, scendi lento, mani sulle ginocchia, appoggia. Spingi i ginocchi fuori e cambio. Ok, piena, stai lento, prendi respiro. Ok, tieni le braccia qua, piccole circonvoluzioni. Indietro, vai indietro. Inverti il senso avanti. Ok, apri, chiudi. Chiudi bene qua. E allunga bene la schiena. Bloccati all'altezza delle spalle. Ok, vai, sali di nuovo e giù. Inspira, sali sulle punte dei piedi, contrai bene i glutei, addome contratto. Ancora, 4, 3, 2, ok, rimani in isometria, tieni su. Scendi, piccole circonvoluzioni, palmo verso il basso, spalle sciolte, giù le spalle. Ok, palmo verso l'alto inverti il senso. Gambe sempre piegate, bacino anteposto. Ok, aggiungiamo. Apro, chiudo, quando chiudi scendi il fuoco, vai. Apri, chiudi. Ancora. 4, 3, 2, ultimo, rimani, tieni. Sciolte le spalle, glutei indietro, talloni appoggiati. Ok, lascio andare, respiro, ci allunghiamo un momento, quadricipite, per ripartire poi. Con la prima serie di esercizi, l'altra gamba.
Respirate, mi raccomando, non state in apnea, già vi vedo essere tutti modalità pesce. Ok, la respiro. Adesso. Ragazzi, se c'è qualcosa che volete scrivermi, che posso aiutarvi, perché non vi vedo purtroppo, è difficilissimo fare lezione così, altrimenti. Io inizio a dirvi, faremo degli esercizi dove andremo a incrementare sia per quanto riguarda il potenziamento muscolare, sia per quanto riguarda il lavoro aerobico. Quindi voi cercate di gestirvi al meglio per entrambe le cose. Iniziamo con ginocchio, ok? E scendo giù. Ginocchio, scendo giù in squat. Quando sale il ginocchio, fate in modo come se volessi bloccare il ginocchio, spingerlo giù io, ok? Come se fosse un corpo esterno al mio corpo e lo voglio spingere giù, eh? Provate a immaginare una cosa che sale, ma non volete che salga verso di voi. Quindi, ginocchio, squat alternato. Poi ci fermeremo a destra. Ok? Ah, la telecamera è inversa, quindi la vostra destra 8 volte, sinistra 8 volte. Ok? Partiamo in modo alternato. Andiamo via. Alterna, giù e rimango e giù. Solo una gamba. Dai, dai, ancora. 4, 3, 2, cambio gamba. Con l'aria bene quando sale il ginocchio. Butta fuori. L'ultimo. Stop, sali di nuovo come prima, apri e chiudi. Tu bene? E giù. Inspiro. 4, 3, 2. Ok, rimani isometria su, rimani su. Respira. Pronti a ripartire, alternati. E chi se la sente può saltellarlo, altrimenti va bene così. Se saltelli aumenti l'attività cardiaca. 8, 7, 4, 3, 2, rimani. Giù. Cambia gamba subito. 4, 3, 2, squat e vai al cielo. Apri, chiudi, apri, giù. Inspiro e giù. Dai, gli ultimi. E tieni isometria. Respirate, scendi lento, recupera 30 secondi, non di più, prendi i tuoi pesi o le tue bottiglie d'acqua, lo faccio con voi, con le bottiglie d'acqua. Ripetiamo la stessa sequenza con le bottiglie d'acqua. Ok? Quindi ginocchio, ok? Senza lo squat in mezzo. E poi rimaniamo su una gamba con lo squat. Pronti? Metto la musica, spero la sentiate. Andiamo. Ale. Leva bene le gambe, addome contratto.
Ok, rimane. Squat, rimane una gamba. Cambia gamba subito. Fai finta di dare un pugno al ginocchio senza dartelo veramente. Dai, vedi, siamo a metà. Ultimi. Ok, sali. Apri al cielo e giù, vai. Ok, fissa la sede. Fa un piccolo balzo. Dai, dai. Quattro ancora. Tre. Due. Rimani su, piedi, isometria, diverga bene le braccia, senza andare troppo indietro col busto, addome contratto, scendi lento, scendi le spalle, respira, ok, posa i piedi, facciamo un minutino di recupero. Magari mi scrivete se non è chiaro qualcosa, che così, almeno ci interfacciamo con i coi commenti. E nel frattempo io li vedo e vi vado a spiegare. Magari abbasso la tapparella, che forse entra troppa luce a quest'ora. È il bello della diretta, è questa. Da casa, la diretta da casa. Allora, c'è anche il gatto che diagola, scusate, ma fa parte del gruppo. il prossimo esercizio, nel prossimo esercizio ci serve la sedia. La metteremo in questo modo, in questa posizione qua, con lo schiena verso di noi. Ok, mi metto così. Ok, allora avremo due tocchi, il primo in alto e il secondo in basso. Più scendete, più è efficace l'esercizio e lo squat che andremo a fare. Inizialmente potete anche solo toccare la metà della sedia in modo da scaldarvi ancora meglio. Quindi tocco, tocco, salgo, lancio una gamba. Tocco, tocco, salgo, lancio l'altra gamba. L'incremento successivo sarà tocco, tocco, salgo e faccio un saltello. E non è obbligatorio, è facoltativo, scegliete voi in base a come vi sentite. Tra questo esercizio faremo un appoggio e un lancio di una gamba sola per 8 volte e 8 volte laterale, successivamente posteriore, ok? Iniziate a dirvelo, seguitemi, che è forse più semplice. Intanto avete recuperato, ripartiamo. Ok, pronti? Allora, pronti a toccare? Aspettiamo la musica. 4, 3, 2, andiamo. Tocco, tocco e lancio, tocco, tocco. Ne abbiamo ancora 4, 3, 2, ok, rimane una gamba sola, 8, 7, 6, 4, 3, 2, cambio, 8, 4, 3, 2, andiamo con i tocchi, tocco e lancio dietro. Ultimo, rimane una gamba, 8, 7, 4, 3,
Cambia gamba, via! Ancora quattro, tre. Ok, via coi tocchi, se vuoi fai il salto. Hop, hop, salta. Altrimenti alterni le gambe. Dai, ancora tre. Ok, vai, lancia. Solo una gamba. Quattro, tre, due, cambia gamba. Vai ragazzi, dai dai, l'ultimo e vai. Se non te la senti di lanciare, vai indietro. Se non te la senti di saltare, solo questo. Altrimenti salta. Dai, ultimo! Vai, con una gamba dietro! Cambia gamba! Esto! Ok! Allora, breve ma intenso, scrivetemi qualcosa che mi spiace non vedervi. Allora, intanto facciamo un respiro. Se siete scesi bene con gli squat, avete toccato il piede della sedia, avrete male i glutei, sicuramente. Allora, allunghiamo ancora un attimo, poi partiamo con il prossimo esercizio. Ok, lascia andare, fai un respiro, l'altra gamba, ok, un bel respiro, ok, allora se volete bevete un goccio d'acqua adesso, non durante il prossimo round, così almeno lo fate completo bene come si deve. Io intanto vi anticipo che ci serve la bottiglia d'acqua solo per il primo e poi le due bottigliette per incrementare le braccia, quindi tenetevi la portata di mano. Partiremo, abbasso un pochino lo schermo così vedete bene i miei piedi. Partiremo con un sumo squat, quindi pianta del piede ben divaricata, tallone, mi raccomando, appoggiato è quasi da sollevare la punta del piede, mi raccomando, così le ginocchia non sono sollecitate. Non andate sulla punta di entrambe le gambe. Scendo questo sumo squat, poi solleveremo un piede, ok? Scenderemo sull'altra gamba, sempre sul tallone della gamba appoggiata, mi raccomando. Alterniamo. Ok, con questo, bottiglia stretta, stretta, stretta in mezzo alle gambe, piedi paralleli, ginocchia paralleli, in velocità, un po' di squat. Ok? Fatto questo, picco cardio, sarà spingere col tallone in modo alternato. Chi se la sente lo può saltellare leggermente. Ok, pronti? Partiamo su uno squat. Poi aggiungeremo le braccia e vi farò prendere le altre bottigliette dopo. Ok? Pronti? Via. 8, 7. Continuate, canto la musica. Ok, sollevo un piede. E giù, continua, continua. Punta del piede dell'altra gamba.
due, bottini in mezzo alle ginocchia, schiacciala bene, piedi paralleli, scendi, contrai il gluteo quando sali, addome un po' contratto, con l'aria non scendi, 4, 3, 2, ok, posa la bottiglia, tallone interno, tallone, ok, chi se la sente lo può saltellare. Chi se la sente stacca il piede da terra, tocca il tallone, dai dai, non mollare adesso, 8, 7, 4, 3, ok, respira, recuperiamo 20 secondini e ripartiamo, ok, lo mettete caldi, non mollate, ok, riassumo squat, Ale, scendi bene, mi raccomando, scendete bene, più scendete, più lavora l'interno coscia e il gluteo, mi raccomando, ok, solleva la pianta sul piede, continua, 8, 4, 3, 2, cambia l'altro piede,
corsetto sul polso, ci ogni bene, se vuoi lasci in piedi, mi tieni sulle ginocchia. Dai, dai, ci riposiamo dopo e non mollate. Jumping jack, l'ultimo, vai. Ale, ale. Ok, lascia tutto. Ok, facciamo un bel tiro. L'aria. Fuori. Bene. Ok. Allora, allunghiamo un attimo prima di ripartire col prossimo round. Spero stiate bene. Voi state lì, allungatevi un pochettino. Ok, l'altra gamba. Ok, lascio andare, un respiro. Allora, bevete un sorso d'acqua magari. Inizia anche a far caldo questa primavera, tutta in casa, durissima. Allora, abbiamo ancora un round, adesso quanto è passato? Ah, siamo andati velocissimi. È passato, abbiamo l'ultimo round da fare, ci serve la sedia e i pesetti. Inizio a mostrarvelo mentre voi vi riposate un pochettino. Allora, la sequenza sarà questa, ma la andiamo a impostare. Allora, salgo, sollevo le punte, scendo, ok? Appoggio le mani sulla sedia, oppure chi è più allenato può anche non appoggiarle, ok? Punto il tallone, oppure chi è un po' più allenato, che se la sente, fa questo esercizio, così lavoriamo bene con gli addominali. Quindi o punto il tallone, oppure questo, ok? Porto le gambe a terra, respiro, faccio un bel respiro, posso farmi le braccia, perché poi andremo ad aggiungere i piedi. Quindi apro, salgo dalla sedia, mi siedo, o tallone o gamba tesa, spingo e braccio, ok? Allora andiamo a farne 8 a scalare di ogni esercizio che vi ho mostrato. Seguitemi e tenete a portata di mano i pesini e poi qua abbiamo quasi finito. Pronti? Alzo la musica, eh? Ok, allora, sedia sulla parte della sedia, non appoggiate tutto il glutto sulla sedia, solo sulla punta, così fate l'esercizio in modo migliore. C'è tantissima luce, mannaggia. Ok, allora, pronti? Salgo e scendo, mi siedo. Ancora, 4, 3, 2 e cambio, o il tallone o stendo la gamba. Chiedo a Marcello, spingi bene. 4, 3, 2, 5 minuti delle braccia, 8, 7, 4, 3, 2, via subito, salgo, ti metto un saltello, ancora 4, ok, stendi le gambe, o tallone a terra, vai. Viene Marcello.
Quindi l'addome contratto è 4, 3, 2, rotazione, 8, 7, 4, 3, 2, ok, prendete i pesini, ok, ultime due tranche, non mollate, pronti, via, dai, giù. Scusate, che spostando è meglio che mi vediate anche le gambe. Ok, allora un bel respiro e fuori l'aria. Sciolgo le spalle. Iniziamo con sciogliere le spalle per bene, come abbiamo iniziato. Ok, e in avanti. Continuate. Un bel respiro. Allora, allunghiamo bene l'interno coscia, ci allunghiamo da un lato, la gamba tesa deve essere bella tesa, dovete sentire il muscolo adduttore tirare un pochettino, ok? Quindi se non tira allungate un po' di più verso l'esterno e lì,
Poi eventualmente rifatelo quando ci scolleghiamo, che un po' più di stretching non fa mai male, che così rilassa la muscolatura e vi rilassate anche voi. Ok, un bel respiro, chiudi un po' le gambe, mani sulle ginocchia. Ok, rifacciamo l'esercizio di gatto, quindi faccio una gobba, bene, e l'aria. Mando, respirate. Vengo su, srotolo bene la colonna, rimango con una curva nella schiena, salgo lentamente, sciolgo le spalle. Un bel respiro. Ok, allunghiamo un po' il bicipite, porta indietro il tallone. E poi magari appunto come ho detto prima rifatelo, è lo stretching, e adesso abbiamo i minuti che stanno scadendo. Ok, respiro, incrociamo le mani, le dita delle mani avanti, in questo modo, ruoto le mani e faccio una gobba con le scapole, tiro bene avanti, le spalle sono giù, non stanno qua, e mi raccomando bene giù le spalle. Aria. Ok, inspiro. Ok, allora se avete una parete della casa, magari vi appoggiate con tutti e due i piedi. È stata in questa posizione, trovate un punto dove potervi appoggiare magari. Se non ce l'avete, potete usare la sedia, scusate, parliamo della sedia. Andiamo bene indietro, ci appoggiamo, solo che quella sedia scivola. Però dovete sentire questo muscolo del polpaccio, della parte posteriore della gamba, femorale che si allunga. Ok? Portate prima indietro un piede. Chiudo, l'altro. Chiudo. Allora, un bel respiro. Fuori l'aria. Ok. E grazie ragazzi per aver partecipato. Da domani ci saranno altre lezioni del nostro staff, collegatevi per passare un momento con noi e in attesa di rivederci al più presto. Ciao, buona serata!